Alessio Romagnoli è della Lazio. Alessio Romagnoli è della Lazio, finalmente dopo tanti mesi, tante smentite, poi riconferme, poi ancora smentite, si è avuta la fumata bianca e niente, Alessio Romagnoli corona un sogno, da sempre tifoso della Lazio, corona il sogno di vestire la maglia biancoceleste, maglia che presumibilmente sarà la 13, quella di Alessandro Nesta. E niente, sta prendendo forma una bella difesa, una difesa niente male. È arrivato Casale, è arrivato, dovrebbe arrivare Mario Gila, è stato preso Marco Santoro, insomma. Il mercato della Lazio comincia a prendere forma, la Lazio 2022-2023 comincia ad assemblarsi. È un acquisto importante quello di Romagnoli, così come lo è quello di Marcos Antonio, di Casale, di Cancellieri. Un acquisto molto importante in prospettiva, sempre dal Verona, una Lazio targata Hellas Verona. Quest'anno, ma il precedente di Zaccagni lascia ben sperare i tifosi, perché il precedente di Zaccagni è stato molto fruttuoso, molto, molto buono. E niente, il Verona da sempre sforna talenti. Ci sarebbe, speriamo di prendere anche Ilic dal Verona. Sarebbe un innesto importante, io lo prenderei a prescindere da Luis Alberto, perché comunque in una stagione lunga dove devi giocare tante partite, tanti incontri in poco tempo, è importante avere più rimpiazzi, perché comunque l'Europa League porta via energie, poi fino a novembre si giocherà praticamente sempre, poi ci si fermerà per il mondiale e si riprenderà a gennaio. E insomma, le squadre devono fare questo inizio sprint, poi devono fermarsi, poi devono ripartire. Ed è importante farsi trovare pronti. Insomma, il mercato deve essere importante. Finora devo dire che sono molto soddisfatto dell'operato della Lazio. Speriamo che i nuovi acquisti si inseriscano presto e capiscano presto i meccanismi di Maurizio Sarri. Insomma, il mercato sta prendendo forma. A me piace, ripeto, servirebbe un vice immobile. Un vice immobile serio e credibile, servirebbe poi un altro centrocampista. Oltre a Ilic, un centrocampista che vorrei vedere alla Lazio sarebbe Traoré del Sassuolo, un giocatore che ha dimostrato insomma tutto il suo valore nella scorsa stagione, ha segnato parecchi gol, ha sfornato parecchi assist, quindi un giocatore che si è fatto suo. Un altro centrocampista io lo farei. La difesa sta prendendo forma, come sappiamo. Ora bisogna vedere cosa ne sarà di Acerbi. Bisogna mandar via qualche esubero, gli Escalante, i Gioni, i Morici, Acerbi, Vavro. E, insomma, bisogna sfoltire, tentare di percepire quel gruzzoletto che ti permette poi di fare questi ultimi due investimenti che secondo me, di cui secondo me ne avremmo molto bisogno, soprattutto di un vice immobile che sia un vice immobile serio, credibile, non so, che sia Francesco Caputo o un altro, però deve essere un vice immobile conosciuto e che insomma sappia il fatto suo in fatto di gol.
Non che Giovanni Caprale abbia fatto male, insomma, quando è stato impiegato ha fatto anche un gol in Serie A all'ultima giornata, però insomma, prenderei un nome di sicuro affidamento senza questi nomi esotici o semi sconosciuti che hanno giocato in campionati minori come Vedat Muriqi. Io mi affiderei a qualcuno dal rendimento costante e sicuro, anche perché comunque non è detto che sia proprio un vice Immobile, perché comunque quest'anno Immobile ha avuto dei problemi. Non ha giocato sempre, Covid, quant'altro, infortuni, affaticamenti. Non ha giocato sempre. Immobile è un attaccante che si avvicina ai 30, correggetemi se sbaglio, sono 32 quest'anno. Quindi insomma non è più, non è vecchio per carità, però non è più un ragazzino alle prime armi che corre come il vento. Immobile ha bisogno anche di rifiatare, lo ha dimostrato quest'anno, abbiamo detto. Quindi un'altra punta bisognerebbe prenderla. Sugli esterni stiamo bene, a centrocampo, ripeto, fare un altro acquisto, più per avere un po' la panchina lunga, perché attenzione, negli anni passati un problema della Lazio è stata sempre la panchina corta. Stata sempre la panchina corta, quindi io investirei anche sui sostituti, su quelli che poi dovranno reggere la baracca subentrando la panchina. Per non avere il fiatone, io qualche acquisto non le chiamerei seconde linee, le chiamerei diciamo gregari. Qualche gregario lo prenderei, anche perché ripeto, l'Europa League toglie energie, l'Europa League la devi giocare per vincerla. Se la giochi per uscire subito, se la giochi ed esci subito, ti toglie solo l'energia, non ti dà nulla, anzi ti toglie parecchio. Perché comunque bisogna considerare i tre impegni stagionali, bisogna considerare che è una competizione lunga l'Europa League. Quindi bisogna arrivare attrezzati. Ripeto, bene Romagnoli, finalmente si è chiusa una telenovela. Quello che mi fa piacere è che si è chiusa a prescindere dall'esito, dal futuro di Acerbi. Si metteva in discussione l'arrivo di Romagnoli proprio perché non si sapeva ne sarebbe stato di Acerbi. Invece la società è stata lungimirante, è stata brava, ha dimostrato che a prescindere da Acerbi è arrivato Alessio Romagnoli. Attenzione poi, Acerbi parte sicuro? Io non lo so. Se rimanesse Acerbi, comunque il pacchetto centrale sarebbe, della difesa sarebbe un gran bel pacchetto di difensori centrali. Io farei la stessa cosa con Ilic, a prescindere dalla partenza di Luis Alberto, io prenderei il giocatore del Verona. Perché comunque, come già detto, la stagione è lunga e logorante. Quindi complimenti alla Lazio per aver preso Alessio Romagnoli e per il mercato bello che sta facendo, soprattutto in prospettiva di svecchiamento di una rosa che comunque era abbastanza anzianotta. Ora non mi ricordo, erano 29,3 anni di media della rosa, quindi non era una rosa che spiccava in quanto a gioventù, anzi tutt'altro, magari una rosa esperta ma non così piena di giovani. E quest'anno si sta dando una netta sforbiciata all'età media. È arrivato con Marcos Antonio, con Cancellieri, acquisti buoni per il presente ma anche in prospettiva. Niente, oggi ho provato questa diretta su Instagram,
Non so se conviene più fare dirette su Instagram, Twitch o YouTube. Comunque vedo che non ho visualizzazioni. Comunque vediamo un po' come va. Se vi piacciono questi piccoli spazi di commento al calciomercato, potremmo farne anche in futuro, commentando le partite, commentando le notizie importanti. Detto questo, vi lascio, vi auguro una buona serata e vi mando un bacio. Al prossimo acquisto della Lazio, speriamo sia Ilic e speriamo arrivi una punta che possa dare il cambio a Ciro Immobile. Buonasera ragazzi, buona serata, ci vediamo alla prossima.